Ben ritrovati al TG Canavese in due minuti, notizie di oggi, martedì 21 marzo. Front, i carabinieri della stazione di Reni, in collaborazione con i colleghi di Barbania, dietro denuncia del movimento animalista Eital, hanno individuato un 37enne di Front dedito alla macellazione clandestina. Sottoposto a sequestro tutta la struttura abusiva adibita a mattatoio, le carcasse di animali, i farmaci e la carne congelata. L'uomo è stato denunciato per tutti i reati riconducibili alla macellazione abusiva e alle violazioni igienico-sanitarie, altresì afferenti ai rischi sanitari, per maltrattamento e uccisione di animali e altri reati specifici. Rivarolo Canavese, intervento dei vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, del 118 e dei carabinieri, oggi intorno alle 12, in un'abitazione di via Mariano a Rivarolo. Il personale sanitario della Croce Bianca del Canavese stava attendendo che la residente, una donna settantenne, uscisse per portarla in ambulatorio a Castellamonte e, non vedendola arrivare, ha chiamato i vigili del fuoco. Entrati in casa, hanno trovato la donna riversa nel bagno, priva di vita. Ivrea, un detenuto di 39 anni, italiano, in carcere presso la casa circondariale di Ivrea, per tentata rapina aggravata, ha tentato di evadere e è accaduto durante l'ora d'aria. Il detenuto si è arrampicato sulle grate di sicurezza e, dopo un salto di circa 4 metri, è riuscito a raggiungere un corridoio che corre al lato del campo sportivo, dirigendosi verso il muro di cinta. Scattato l'allarme generale, l'uomo è stato bloccato in extremis dagli agenti della polizia penitenziaria. Volpiano, anche quest'anno la scuola secondaria Dante Alighieri ha promosso un'attività per la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L'obiettivo è far riflettere gli studenti su quanto è stato fatto di positivo nella lotta contro le mafie, in particolare a Volpiano e dintorni, e su tutto ciò che è legalità, intendendo non solo la lotta contro le mafie, ma contro tutto ciò che calpesta i diritti e la dignità dell'uomo. Rivarolo Canavese, rappresenta anche il presidente del Consiglio del Comune di Rivarolo, Domenico Rosbock, accompagnato da un paio di agenti di polizia locale con tanto di gonfalone, in rappresentanza della città alla 22esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzate da Libera Verbania. Castellamonte, la Croce Rossa Italiana, Comitato di Castellamonte, organizza un nuovo corso per aspiranti volontari che si svolgerà nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile presso la sede del locale Comitato di Castellamonte in via Marcello Piccoli 9. Il ritrovo è fissato per venerdì 31 marzo alle 20. È tutto per questa edizione. Per seguire le notizie in tempo reale è possibile anche scaricare la nostra app gratuita da Apple Store o Google Play. Buon proseguimento di serata.